Incidente nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre, intorno alle 16, in via Adriano Olivetti sul cavalcavia che sovrasta l'autostrada a Perosa Canavese. Coinvolte due vetture, una Fiat Panda e una Kia Rio. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, Castellamonte e, mentre rientrava da un altro servizio, San Maurizio Canavese. L'elicottero dei vigili del fuoco, Drago 51, l'elisoccorso del 118, l'ambulanza della Croce Verde San Giustese e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e delle stazioni di Strammino e Castellamonte. Il bilancio è di due donne ferite. Una più grave è trasportata all'ospedale CTO di Torino e la seconda all'ospedale di Ivrea. Entrambe sono state estratte dalle lamiere della vettura. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il capitano Manuel Grasso, comandante della compagnia di Ivrea.